E qui con noi Piercamillo Falasca, firma importante di Libertiamo e organizzatore e animatore del web magazine Libertiamo. Mentre gli chiediamo una sua valutazione su come stanno andando le cose e anche un pochino qualche considerazione di tipo un po' più politico sulle aspettative di questo movimento o di questa, diciamo, iniziativa, che non so se può già chiamarsi movimento. No, è un'iniziativa che aveva lo scopo, e questo scopo lo stiamo conseguendo, di riunire tantissime energie, tantissime forze e idee di persone che credono che in Italia vi sia uno spazio enorme per una forza politica autenticamente liberale, riformatrice, direi liberal democratica, una forza politica che si contrapponga tanto alle tesi, alle proposte consolatorie del centrosinistra, tanto al populismo qualunquista grillino, che allo sfacelo del centrodestra, forze a destra e a sinistra che pensano di poter cambiare tutto, finti metodi di funzionamento, finte primarie, perché nulla cambi. Invece noi crediamo che deve davvero cambiare tutto, e su questo ci troviamo in sintonia con giovani, soprattutto delle altre aree politiche, che stanno chiedendo competizione all'interno dei loro movimenti, ma crediamo in particolare che c'è uno spazio molto grande per una proposta politica autenticamente riformatrice, dove per riformatrice io dico una proposta politica che parli di competizione economica, di libertà individuali, di diritti civili, che non faccia dell'Italia un ghetto per chi vuol avere una propria famiglia indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, per chi vuol competere, aprire una propria impresa e lavorare in questo paese. Questo spazio c'è, noi oggi stiamo dimostrando che ci sono anche tante energie forti, per ora è un'iniziativa. Io spero che di questa rete si possa un giorno fare un segmento di questo grande partito che auspichiamo. Perché Milo, ho visto anche, anzi ho saputo, perché ho visto che ci sta Benedetto Della Vedova, che sta molto attento ai vari interventi, quindi in qualche modo questa iniziativa possiamo inserirla un pochino nell'area che fa capo o faceva capo, adesso questo mi puoi dire meglio tu, a FLI, che appunto è incentrata intorno alla figura di Benedetto Della Vedova. Ma Benedetto Della Vedova è uno degli interlocutori privilegiati di Zero Positivo per una semplice ragione. Noi nel nostro manifesto diciamo di voler essere dei nuovi protagonisti della vita pubblica che interloquiscono con quelle forze, con quegli esponenti dell'attuale classe dirigente che decidono di accompagnare e favorire il cambiamento e non di ostacolarlo. Io credo che Benedetto Della Vedova, come Enrico Musso, Roberto Rao o altri parlamentari che sono stati qui presenti e sono presenti, Enzo Raisi, Flavia Perina e altri, siano degli interlocutori che vogliono favorire questo cambiamento anche di facce, oltre che di procedure e di idee. Ora, in questa iniziativa un numero significativo di persone che appartengono o sono transitate attraverso l'esperienza di Futuro e Libertà, proprio perché, come ha detto un ragazzo durante il suo intervento, in quell'esperienza politica noi vedevamo in nuce quello che vorremmo costruire per la Terza Repubblica. Siamo rimasti un po' delusi da come sono andate le cose, non per colpa di Gianfranco Fini, ma per colpa di chi ha seguito Fini suo malgrado e di chi ha seguito Fini, diciamo, nonostante le svolte importanti che Fini faceva. Ma qui vogliamo parlare di oltrismo, diciamo, perché ci sono persone che vengono anche da altre forze politiche, dall'UDC, dai repubblicani, dai liberali, c'è tantissima gente che non fa attività politica in nessun partito e che chiedono che Zero Positivo diventi una iniziativa permanente per un partito, diciamo, grande. Grazie per Piercamillo Falasca, gli diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e anche per le altre che riguardano questo evento. Grazie ancora. Grazie.